chiusa la prima sessione di questo pomeriggio. Spero che gli stomaci siano pieni, ma i capelli morti. Dell'università. Dunque io direi Notre Dame. Era ma detto Notre Dame. Dunque ho fatto congresso e dirò della nostra Vergine Madre. E ricordo Ingrid molto bene perché nel mio aiutante lei era qui corsista e da questo tempo è tornata spesso come relatrice a Sassaparato e dopo un lungo intervallo finalmente siamo felicissimi che sia adesso con noi. Naturalmente la conoscete, vorrei menzionare solo il libro su Giordano Bruno, il nostro padre, uscito nel 2008, è in una traduzione italiana col titolo Un crusco sulla terra, fuoco sulla terra l'anno scorso, e naturalmente tutti conosciamo la sua tradizione e il commento dei libri dell'architettura di Vitruvio che ha pubblicato insieme a Thomas Hall. Ma adesso parlerà sul tema il contesto culturale del Eratocritos di Vincenzo Cornaro. Vediamo se si funziona. E sono veramente commossa di essere tornata e ringrazio di cuore quel Calendorf e gli organizzatori e un ricordo veramente grazie. Parlerò in italiano perché si tratta di un argomento molto difficile. Sono proprio agli inizi in un certo senso. In un altro senso è la seconda volta che affronto questo argomento perché ho conosciuto l'Eratocritos di Vincenzo Cornaro da studentessa in Grecia negli anni 70. All'epoca era un momento di grande gioia per i greci perché i colonnelli erano appena caduti e c'era una specie di rinascimento delle arti liberate in Grecia e c'erano cantanti come il famoso Nikos Xiluris che vedete sullo schermo e ho conosciuto questa poesia cavalleresca tramite cantanti cretesi nella Creta e come tradizione folclorica che prendevo all'epoca come espressione dello spirito omerico sempiterno. Soltanto dopo un'esperienza lunga in Italia mi rendo conto del fatto che fu scritto da un veneziano, Vincenzo Cornaros, nato nella decima generazione ellenizzato di una famiglia di Venezia, sempre sposati tra di loro con veneti. E finalmente quando negli anni 70 mi interessavo, non sapevamo ancora quando fu scritto. La teoria regnante all'epoca era verso le 1550. È stato ridatato, edito in edizione filologica nel frattempo e ambientato adesso, come vedete, all'inizio del Seicento, che cambia le cose in molte maniere. Questo è il primo autografo, il primo manoscritto che abbiamo,
che come vedete dice 1710. Questo fu scritto dalla comunità di profughi dalla conquista turca dell'isola che aveva luogo nel 1669. E molti veneti sono fuggiti in Corfù e gli isoli attorno. E questo vuol dire che per loro l'eroglifo simboleggiava una cultura passata. E questo vuol dire che c'è una tradizione aulica di esilio letterata di questa cosa, mentre allo stesso tempo c'è una tradizione indigena greca, cretese, folklore di contadini che ancora cantano queste cose, ha una natura schizofrenica, prettamente schizofrenica. E poi c'è un simbolismo che ha acquisito questa opera con la liberazione dei greci, dai turchi, dai colonnelli, dall'ignoranza, e per questo è un'opera molto molto complessa. Volevo incominciare, come vedete questo è scritto in greco, ci sono altri manoscritti dello stesso ambiente che sono scritti in lingua greca ma caratteri latini, perché questi veneto-cretesi erano bilingui, biculturali, è un fenomeno che capiamo molto di più in questi giorni globalizzati, e anche per questo mi interessa l'argomento. E adesso vorrei anche fare sentire un po' dell'epopea cantata da un musicista negli anni 70. Gli strumenti sono quelli rinascimentali della tradizione prettamente italiana. C'è il lauto e il liuto, ma suonato in maniera tutt'altro di quello di Monteverdi, però Monteverdi è un contemporaneo di Cornaros. Cornaros è un contemporaneo di El Greco, che fu nato a Candia nel 1541 e poi va a Venezia e poi a Toledo. Monteverdi è di 10 anni, 12 anni più giovane, Caravaggio di 17 anni più giovane, Tasso e Giordano Bruno sono leggermente più vecchi, e questo è un ambiente che bisogna, io penso, mettere in considerazione. Finora non lo è, perché ci sono tanti nazionalismi, sia italiani, sia cretesi, separatisti, sia greci, che sono coinvolti nello studio di questa letteratura. L'altro strumento che sentiamo è la lira, che è un discendente della lira di braccio che vediamo suonato da Apollo nella stanza della segnatura di Raffaello. E questo è il fratello minore di Nikos Xiluris, Antonis Xiluris, che sta suonando la lira come marto. E adesso sentite un po' come suona. Speriamo. La possibilità? Forse sulla freccia? Sì. Sì, questo è la freccia. Sì, la freccia. Prima c'era un lato.
e forse perché il suono non è ottimo, però c'era già una variante filologica del testo riportato qui, perché questo è stato il testo filologico dell'85. Invece quello che sentivate era un testo, non proprio testo, era una trasmissione orale indigena con cambiamenti. Questo vuol dire che l'Eropocritos come testo esiste in due forme diverse. C'è la versione filologica e c'è la versione cantata. E una domanda che mi pongo è prima: in quanto sia indigena questa melodia, che è la melodia tradizionale, è senza influssi turchi o con influssi turchi? Lo strumentario è uno strumentario rinascimentale, però suonano in maniera molto diversa. Ho un amico musicologo che è sicuro che il metodo di canto del canto gregoriano deve essere cantato molto più in modo orientale. C'è prima una domanda: in quanto era la musica cretese di questo periodo una musica occidentale, in quanto era una musica orientale, quale musica è questa musica tradizionale? È indigena e contemporanea al Cordaros o è una cosa che è cresciuta dopo? E a questo finora non c'è una risposta. Spero di avere più risposte al tempo degli atti, ma mi pare un progetto abbastanza impegnativo. Vedrò fare quello che posso. Come trama, l'Eropocritos è un romanzo cavalleresco che si tratta di un amore fra un ragazzo e una ragazza. Quello che dice nel brano citato è in italiano: i giri del cerchio che vanno sotto e sopra e della ruota che ora vanno in alto ora in basso, i tramuti del tempo che non hanno pausa ma vagano e corrono verso il bene e il male, e le confusioni delle armi, gli oneri dell'odio, le prove della passione e le grazie dell'amore, tutte queste cose mi commuovono quest'oggi a proporre e a narrare come abbiano travagliato e sofferto una ragazza e un ragazzo che si trovarono uniti da un amore di tutto accordo e senza bruttura. E chiunque abbia mai sofferto per il desiderio venga ora ad ascoltare cosa sia qui scritto. E quello che è scritto, ci sono 5 capitoli, ognuno dei 2000 righe di poesia politica bizantina, che è un verso di 15 sillabi con rime combaciate. E allora si tratta di un'opera molto complessa. È trattato da un romanzo francese, Paris Sévignon, che fu tradotto in italiano nel 500 e Cornaros aveva accesso ad una versione italiana. E poi il primo capitolo è che questo Eropocritos è il figlio del consigliere capo del re Ercole, che è il re di Atene. E si vede che prima di invocazione alle muse, invece delle muse dei, ci sono questi circoli, c'è la ruota della fortuna che ispira il Cornaros a stendere questo testo. Eropocritos ama la principessa Aretusa, che è la principessa, la figlia del re Eracle e la moglie. E essendo soltanto un nobile e non un principe, non può sperare alla mano della principessa e si mette tutta la sua disperazione in canto e fa serenate sotto la finestra della Aretusa, che si innamora di questo cantante e dice alla nutrice: ma deve essere di buona famiglia perché fa poesie così raffinate. E la nutrice dice: sei principessa,
qualsiasi persona che sia è soggetto tuo. Il comportamento regale vuol dire che tu puoi sposare un principe, nessun altro, dimenticalo, mentre l'amico di Erocritus che vediamo qui sullo schermo dice l'amore è una pazzia, incomincia a ragionare come ha sempre fatto. Questo è il primo libro. Il secondo libro è una giostra fra i principi e Erocritus si inserisce nella schiera dei combattenti e stravince tutti e chiede la mano della principessa. Il re si infastidisce perché è un mero nobile, non può aspirare alla mano della principessa e lo mette in esilio. La Retusa nel frattempo si innamora di Erocritus e rifiuta tutti i principi e dice: papà, io non sposo nessuno tranne Erocritus. Eracle lo sbatte in prigione. Quarto libro è un attacco dei Valachi che vengono, alcuni studiosi pensano che siano un simbolo della minaccia turca, non è chiaro, e Erocritus ancora si mette in gara e benché sia in esilio stravince i Valachi e salva l'Atene dall'invasione degli infedeli. E a questo punto il re dice: se degno di la mano della figlia mia, perché benché non sei nato re, ti sei comportato come re. E alla fine si sposano e tutto finisce. Però anche questo è strano, perché è una sovversione del normale ordine delle cose. E il fatto che Erocritus, un uomo del popolo, può sposare la principessa è già un'idea o veneziana o qualche idea sovversiva cretese. Non è la solita trama cavalleresca. Dopodiché, bisogna pensare chi sia questo Cornaros, perché il trama, o la trama dell'opera è strana, l'entità dell'opera è strana, non c'è niente nel repertorio neoelenico della Creta che è uguale a questo. Chissà da dove proviene, vuol dire che il Cornaros è una persona speciale. Il fratello di lui ha fondato un'accademia degli stravaganti a Candia, e questo vuol dire che vogliono inserirsi nella cultura europea e specialmente quella cultura italiana, umanistica, delle accademie, della filologia, di tutto questo. E infatti ci sono riferimenti dotti nel testo dell'Erocritico a Ariosto, a Virgilio, a Omero, e anche questo ha bisogno di approfondimenti, perché di solito gli studiosi italiani vedono tutti i riferimenti italiani, gli studiosi greci vedono tutti i riferimenti alla cultura di Costantinopoli, che sono pure loro fortissimi. E forse c'è una via di mezzo, ci sono alcuni studiosi tedeschi che si sono messi all'opera, però mi pare un campo abbastanza libero per l'investigazione. Anche per questo mi sono proposta di riaffrontare questo argomento non come semplice affermazione dello spirito omerico, bensì dello spirito omerico virgiliano, ariosteo e chissà altro. E questo vuol dire fare un confronto fra l'idea di coraggio di Erocritus, che è chiamato Palikaria. E Palikaria, per noi che siamo amanti della Grecia, va sempre associato con quelli che hanno fatto la guerra dell'indipendenza, quelli forti con i baffi fin qua, come il mio grande eroe.
Soros Colocotronis. Però forse dobbiamo pensare a un amico di ambedue fratelli Cornaros, Giovanni Battista Basile, un poeta napoletano che fece servizio per la Serenissima presso Candia e ha conosciuto sia Vincenzo sia il fratello Andrea e al cortigiano di Baldassare Castiglione. E ci sono elementi della Palicaria di Erotocritos che sono greci e alcuni sono italiani. Come storia è molto casta, alla fine Aretusa e Erotocritos sfiorano le mani. E quando si pensa a Ariosto o al Tasso è tutt'altro, un'altra cosa, è molto lasciva. La caratterizzazione di Aretusa è molto forte e stavo pensando quando stavo che Cornaros scrive questa epopea greca quando lui è padre di due figlie di età delle nozze e forse è casto perché lui sta scrivendo anche per la figlia e non vuole fare una cosa troppo lasciva perché un padre che sta per maritare la figlia bene, non vuole suggerimenti come per esempio quello che suggerisce Armida a Rinaldo, come vediamo qui in un dipinto di Matteo Preti. E Matteo Preti era sbarcato in Italia dalla Calabria, non proprio dell'Italia, però nell'Italia centrale. A questa epoca in cui si stende a Creta l'Erotocritos. E alla fine, guardando questo proemio con la ruota della fortuna, ho appena finito una traduzione degli eroici furori di Giordano Bruno e tutto questo parlare dei cicli della fortuna mi fanno pensare agli eroici furori di Bruno, dell'idea dell'amore come pazzia, ma una pazzia che ti porta a uno stato trascendente. E allo stesso tempo Caravaggio sta dipingendo questa visione celeste che non è una cosmologia per Cardinale di Monte, bensì una visione alchemica, ma queste sfere di Cornaros più d'altro che semplici sfere. Di solito dicono, ma questo autore Crepisi è molto naive. Invece di divinità classici sostituisce questi cerchi celesti. Ma penso che uno che è un amico di Basile all'inizio del Seicento può forse anche avere letto una cosa come Giordano Bruno è un contemporaneo di Galileo Galilei, quasi esattamente. E bisogna, penso, anche allargare un cerchio di riferimenti possibili in questa epopea e andare oltre la letteratura, perché questo Cornaros era un provveditore, era un ufficiale nel governo veneto a Candia e vuol dire che è una persona dotta ma ha anche interesse nella navigazione e tutto quanto. E per quello parallelo del proemio dell'Erotocritos con il proemio, l'argomento di Giordano Bruno agli eroici furori mi ha fatto pensare un po' e spero prima degli atti di avere qualche conclusione più concreto dopo qualche lavoro di archivio, ma volevo presentare almeno il fenomeno di questo pezzo di letteratura molto particolare, una storia molto larga. Né Vincenzo Cornaro, né il Cipo Preti,
un'idea vaga del contenuto e del problema della forma letteraria e aspettiamo l'applicazione dagli atti. Grazie. Adesso vorrei chiedere adesso vorrei presentarvi la dottoressa Natalcina Bojenska dell'Università di Varsavia di Polonia. Natalcina sta lavorando su un argomento che ha una certa importanza per noi tutti, sul viaggiare, ma sui viaggi da un punto teoretico, perché ha studiato e sta sempre studiando le artes academiche, che vuol dire le arti del viaggiando, e ci presenterà in questo pomeriggio una relazione col titolo L'arte di viaggiare come l'arte di leggere il mondo, e poi con una concretizzazione Sebastiano Spicius Fitznaus è la sua idea di viaggio. Allora, sono molto contenta di essere invitata, vi ringrazio tanto. Volevo iniziare con una nota, infatti non potevo preparare una risposta ai commenti originali. Polacco, è anche uno dei primi traduttori delle opere antiche in polacco, e appunto i suoi testi sono scritti in polacco antico, allora ho cercato di cogliere questa occasione di questo intervento per lo più per riflettere sul tema del viaggio come un tema tanto pluridimensionale, come uno sfondo per presentare poi i scritti apodemici di Sebastiano Spicius Fitznaus. Sarà una prospettiva non tanto filologica, per lo più forse filologia, però legata sempre all'antropologia, anche perché questi scritti apodemici hanno tanta valenza pratica, pragmatica, sono proprio immersi in questa realtà, almeno questo sarebbe il tentativo, che debbano essere immersi in quella realtà fisica proprio dura, alla quale si rivolgono dandone una chiave di lettura. The further you go, the more you shall see and know. Questa è una massima famosa frequente nella letteratura odepolica 500. Più lontano vai, più vedi e più sai. È in dubbio segno di un costante incremento nella prima età moderna dell'attività di viaggio basata su un potente impulso intellettuale, come sulla condizione di una straordinaria potenzialità conoscitiva. E forse sotto questa forma succinta, efficace del proverbio, per lo più ancora è un evidente segno di un mutamento sia dell'idea stessa di viaggio che dell'immagine del homo viator, non più il pellegrino o il mercante medievale che percorre la strada con gli occhi bendati, the hooded man who looks appropriately, per citare soltanto Of Travel di Francis Bacon, ma appunto il nuovo viaggiatore moderno, aperto al mondo, spinto prima di tutto dalla sua propria interna curiosità intellettuale e una irresistibile voglia di scoperta. È quindi un pellegrino laico, il quale apre nuove vie del sapere, che si propone come tramite di nuove conoscenze, sia che si tratti del filosofo naturale, dello studente, del diplomatico, mercante, appassionato dell'antichità o del collezionista d'arte. Il fenomeno del viaggio moderno, nella notevole pluralità delle sue forme e anche nonostante il continuo cambiamento
del corredo del viaggiatore, del suo viatico, come mezzi di trasporto utilizzati, nonché delle aspettative e idee nascosteci dietro, quali cambiano anche nel corso del tempo. Sembra consistere essenzialmente in quella forte convinzione che il viaggio non aggiunge un'esperienza alla vita, ma è un'esperienza autentica e diretta della vita stessa. Un'esperienza, tra l'altro, nell'umanesimo europeo, internazionale e interclassista. Prima ancora di intraprendere il tentativo, quale mi sono posta, di abbozzare in qualche modo il viaggio tra i due poli, come diritti e doveri umani nell'immaginario collettivo nella prima età moderna, non sarà forse astratto ricordare le tendenze nerodeporica contemporanea, quali potrebbero costituirne ormai quasi una disciplina in sé stante riconosciuta, con la storia del viaggio ritenuta una branca della storiografia, la quale sia necessaria o almeno possa contribuire in una maniera rilevante alla nostra comprensione del passato e del presente. Il viaggio, in sé considerato, una forza attiva, quale è in grado di forgiare le personalità individuali, plasmare i gruppi sociali, trasformare le eventualità e le strutture culturali. E allora, come sostiene Eric Lied, il viaggio sarebbe quell'attività creatrice di una condizione umana. Oppure come in Luigi Monga, the source of the human experience, almost as basic as the act of breathing. Allora, da un punto di vista per il momento antropologico, non è altro affatto l'intraprendere il viaggio che abbandonare uno spazio familiare conosciuto, chiuso, delle nostre abitudini, sicurezze, con un certo sistema dei valori quali sono ben definiti, e scontrarsi con una realtà nuova, o meglio ancora una palette di tutte le realtà nuove del tutto sconosciute, rimanendo anche in un certo senso come sospesi né qua né là, in un continuo confronto tra il nuovo e l'abituale. E allora questa è quella situazione particolare di incontro o di scontro allo stesso tempo, anche con se stessi, perché la strada quale percorre come viator, situato fuori dall'ordine tradizionale sociopolitico, determina anche, e forse ancora non anche, ma proprio soprattutto, delle irreversibili alterazioni dell'identità personale. E ciò che dà il valore al viaggio è forse quel senso di sgomento, di paura, quale viene in qualche modo affrontata dall'arrivo in una nuova situazione, quando diventiamo più vulnerabili, ovviamente, ma prima di tutto, e di questo parlano gli antropologi di viaggio, più permeabili, più aperti a cogliere tutti i sensi fino ai minuti di tali che ci sono dati dall'essere arrivati in questa nuova situazione come sostengo essenzialmente umana. Poi ovviamente questo ci si potrebbe ancora prolungare, però penso che qua salto un po'. Comunque potrei forse fare solo un riferimento a quel miracolo della strada di quale parla Sumel. Tornando ai tempi della prima età moderna, diversi sono ovviamente i tempi dei singoli viaggiatori, diverse motivazioni quali li spingono a intraprendere il viaggio, diverse aspettative con le quali viene attraversata la soglia di casa. Tanti allora e diversi sono i modi di vivere gli stessi percorsi, gli stessi itinerari, tanti diversi sensi della vita costruiti con il riferimento al viaggio, ovviamente diversi in una prospettiva storica più ampia, ma anche diversi tra di loro in un'epoca stessa. E questo tanto vale per il fenomeno del viaggio moderno, per la sua intensità
è un forte influsso ai profondi cambiamenti culturali dell'epoca, ritenuto paragonabile alla parallela rivoluzione avvenuta insieme all'incisione a stampa. E questo, questa è una considerazione importante, perché infatti rimangono poi sempre in qualche modo congiunti il viaggiare come un'esperienza diretta del conoscere il mondo, di affrontare delle situazioni nuove con lo scrivere, e scrivere da un lato per se stesso, ma questo per una sempre crescente disfiducia della memoria, quindi come recipiente delle fatte in viaggio osservazioni del mondo, ma anche come lo strumento di auto-osservazione, come nel consiglio di riportare nel diario tutti i vissuti nel viaggio stati mentali. Il suggerimento significativo che fa Fortus Ringelbergius nel 1622, collegando in questo modo l'abitudine dello scrivere on the road alla psicologia. Lo scrivere ovviamente dall'altro punto di vista rimane anche un modo per l'esperienza conoscitiva degli altri in diretta, ovviamente, che è cambiato riversando la prospettiva. Quindi il viaggiare e lo scrivere sono due vie di conoscenza concatenanti, sì, in qualche modo. Ed è evidente che un'analisi diretta o indiretta sul libro di viaggio, nelle sue diverse declinazioni e sul suo essere un veicolo di informazioni, curiosità, di diffusione di luoghi comuni e immagini ripetitive, gusti e tendenze culturali, ogni riflessione sul tema in oggetto, quindi sul viaggio, nell'epoca sarebbe in qualche senso mutila, sia da un punto di vista documentario che priva di quei tratti rappresentativi che costituiscono l'essenza di quell'esperienza, qua per citare Marina Formica, un libro uscito ultimamente importante sul Grand Tour. Quell'esperienza con un insistente e mai distaccato sguardo sul grande libro del mondo. E questa metafora del libro è per il viaggio importante, come già in Sant'Agostino di Ippona: il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina. Allora, ovvio, è inevitabile nel viaggio un continuo confronto con la realtà sconosciuta, con la diversità che invade ad ogni passo. Per poter però cogliere nello spazio e tempo della strada tutta la varietà, dimensionalità del mondo, ci vuole prima di tutto lo strumento, quale un occhio curioso. Dovrebbe esserci, questa è la citazione, dovrebbe esserci non l'orecchia ma l'occhio a guidarci per il mondo, non ti riparare. Come sosteneva nel 1617 uno dei più grandi viaggiatori dell'epoca, Nes Morrison, con il quale Anton Moncia, lo studioso più grande della storia del viaggio polacco, ha sentito un legame tale per proprio in 350 anni dopo dedicargli un suo famoso libro sul viaggio, sulla vita quotidiana dei viaggi della prima età moderna. E sempre rimane qua il tema della tradizione, della trasmissione delle idee, perché sarà ovviamente un eco nemmeno tanto lontano di quella sentenza oraziana: senius irritant animos dimissa per aurem, quamque sunt opus subiecte fidelius, et quae ipse sibi tradit spectator. Un atteggiamento nuovo che in poco soltanto accompagnava una vita stabile, perché ovviamente l'epoca della quale stiamo parlando, nell'epoca c'è una forte direttiva dell'immobilità e sono le società basate sul,
sull'immobilità, dove il viaggio per lo più sarebbe concesso alle persone ancora giovani, non definite in qualche modo, in cerca ancora di capire prima di tutto anche se stessi, ovviamente capire il mondo, cogliere tanti significati, però creare e formare una loro propria identità. Allora, sì, questa esperienza nel leggere il mondo, guardare in modo tale da riuscire a vedere, viene aiutata da una ricca tradizione retorica e letteraria che dal 600 in avanti si era andata costruendo intorno al mondo articolato del viaggiatore. Un mondo dotato oltre di carrozze, cavalli, servitori, tutto quanto che serviva al viaggio, di guide, di parole e immagini volte a filtrarlo. Sì, questa allora è la nascita dell'ars apodemica, di creare di quella pratica tanto popolare del viaggiare proprio un'arte, appunto l'ars apodemica, chiamata anche spesso l'ars peregrinandi, perché indubbiamente è la peregrinatio il termine che poi ha dominato tante altre denominazioni sinonimiche, anche questo è molto evidente in una prospettiva più larga delle lingue europee paragonate. È tanto ancora da vedere che il fatto di questa scelta della peregrinatio è anche estesa come un termine su tutti praticamente i generi di viaggio in quell'epoca. Allora questo sarebbe, viene considerato come una loro nobilitazione, giustificazione assieme al cambiamento della mentalità. Radicata profondamente nell'elitismo rinascimentale, una risposta alle sempre più forti nell'epoca tendenze della standardizzazione, sistemazione, nonché il fascino di un pragmatico rational planning, ars apodemica quale un cosciente tentativo di proporre una chiara formale metodologia della sempre più aumentata attività di viaggio, codificandone allo stesso tempo dei modelli culturali, è emersa nella seconda metà del Cinquecento alle più importanti università protestanti dell'Europa settentrionale, che poi rispecchiano in un certo senso lo spirito cosmopolita di quella repubblica dei letterati, letteraria europea, si è espansa su tanti altri centri del pensiero nella prima età moderna, riproducendosi nel genere letterario conosciuti oggi quasi 300 prontuari di viaggio. E c'è uno studioso forse più importante oggi, Justin Steigl, che ricorda proprio una data di nascita di questo fenomeno dell'ars apodemica, che sarebbe 1569, ricordando l'incontro importante all'Università di Basilea tra Theodor Zwinger, Hugo Blotius e Petrus Ramus. A Basilea, tra l'altro, una delle capitali dell'Europa educata del tempo. E ho pensato a questa data che sarebbe anche forse un annus mirabilis per la storia della Polonia antica, anche perché è proprio la data di nascita sotto il regno della ginastia jagellonica e del re Sigismondo Augusto della Serenissima Repubblica Polonia, quella repubblica di due nazioni, confederazione polacco-lituana, per secoli la più grande nell'Europa centro-orientale, comunica di varie nazioni e culture ai tempi delle guerre religiose in Europa, un fenomeno di un'esistenza pacifica, una coesistenza con una rilevante tolleranza religiosa. E qua non a caso queste considerazioni, perché scarsa è purtroppo, come afferma citato già Brilli,
nel suo libro sul viaggio in Italia come storia di una grande tradizione culturale del 2006. La conoscenza più scarsa è la conoscenza di viaggi e di carnets di viaggiatori provenienti dal mondo slavo e in genere dall'Europa orientale. Complici le barriere linguistiche, non c'è dubbio che un'attenta ricognizione, una conseguente opera di traduzione potrà dischiudere nuovi orizzonti potrà dischiudere nuovi orizzonti e inediti confronti tra diverse culture. Allora, vista tutta la grande tradizione cinquecentesca del viaggio polacco in Italia, io ovviamente non c'è, però questo che a me colpisce di più ancora è quella attenta ricognizione, forse ancora di più che nel caso dei viaggi e delle relazioni di viaggio, più difficile nella accademica teoria e metodologia del viaggio, la quale, secondo alcuni storici polacchi dell'educazione, nonostante tutta quella grande popolarità a quale goduto il viaggio di istruzione, non ci è mai nemmeno sullo suolo polacco esistita. E qua una citazione: non ci è stato elaborato né un programma educativo uniforme né il percorso ideale, nemmeno l'area di sapere da acquisire tramite viaggio ben definita. Non ci sono neppure i trattati accademici polacchi sull'arte di viaggiare. Questa mi pare una chiusura al tema definitiva proprio, forse però troppo definitiva, perché accanto alle istruzioni del viaggio privato, e qua volevo anche ricordare, anche se sono ancora un genere diverso, comunque anche essendo private si sa che circolavano dei cerchi tanto più grandi, non soltanto facendo influsso non soltanto alle persone alle quali indirizzate. Comunque sembra una chiusura troppo definitiva, anche se ricorderemo l'istruzione generale per la peregrinazione biennale ad ogni polacco necessaria, questo è il titolo tradotto, di Andrzej Maksymilian Feldo, in una forma proprio condensata, forse anche perfettamente condensata, in sole tre pagine di testo, forma perfetta a portarselo in viaggio, quale ricorda anche un piccolo elegante volume, quale commentariolus d'arte apodemica, se vera peregrinandirazione di Hilarius Birkmeier, uno dei padri fondatori dell'arte apodemica nell'ambito protestante nord-europeo. Forse importante proprio per una notevole erudizione, però per quel tentativo di abbozzare il percorso ideale di tale peregrinatio, quale attraversava praticamente tutta l'Europa occidentale, anche se previa penisola iberica e Inghilterra, però contenente itinerari scandinavi, comunque un notevole intento di abbozzare un percorso. Un altro, Institutio Peregrinationum Peregrinantibus per Opportuna, edita a Petro Mieszkowski a Lovanum nel 1625, alla quale è stata anche aggiunta l'epistola molto famosa all'epoca di Justus Lipsius, epistola Justi Lipsi, Juventuti exteras nationes peregrinanti utilissima, la quale potrebbe essere anche considerata, proprio secondo lo studio di Schall, un segno di un'evidente evoluzione del genere dell'ars apodemica, tendente alla letteratura più specifica, più professionale, dedicata non più proprio al viaggiatore stesso, ma in corrispondenza alla mutata ormai pratica del viaggio, ai preceptores, ai tutor quali accompagnavano i giovani nei loro viaggi europei. Un'opera che in Polonia, sorpresamente, rimane sconosciuta, dimenticata,
anche se ripetibile. E certo, questi sullo sfondo delle altre letterature europee sono solo i briccioli. Un'altra questione però rimane che sempre un'altra questione è che comunque sempre ai tempi della Repubblica Serenissima, ai tempi riguardanti Repubblica Serenissima Polonia, Arsa Podemica rimane una terra incognita. E la domanda a quale nasce a questo punto tocca ovviamente un'esistenza possibile degli altri testi, eventuali testi dimenticati o forse perduti nel corso dei secoli. Tornando però a questa non casuale osservazione di Brilli sulla ricognizione, attenta ricognizione, ci si potrebbe forse pensare ad un'esistenza un po' diversa, ad un'esistenza della riflessione teoretica sul viaggio di un carattere ancora diverso. Come la teoria polacca dell'imitatio et emulatio antiquorum, mai codificata nei trattati teorici veri e propri, dedicati alla pratica della traduzione come è successo negli altri circoli culturali europei, tanto presente però in tutta quella sfera letteraria delle prefazioni dediche usuali in quelle opere antiche, non tanto tradotte nemmeno quanto adottate alla realtà dello traduttore e emulatore in un continuo dialogo con la tradizione letteraria antica. Forse ci si potrebbe allora pensare ad un processo simile, anche perché troviamo delle osservazioni 6 e 700esche sulla realtà dell'allora, proprio trasmesse come note ai margini delle opere antiche, imitate, emulate, commentate. E qua un significativo esempio dei commenti alla politica e all'economia di Aristotele, per la prima volta rese nella lingua polacca dall'autore da me studiato, Sebastianus Petricius Pilznanus. Commenti chiamati przydatki, ovvero aggiunte. Un'opera enorme questa, tanto più grande dell'originale da quale parte, è proprio una pretesta per un trattato sulla realtà sociopolitica dell'epoca, anzi anche molto più riuscito rispetto ai trattati sulle simili tematiche, quelli veri e propri. Interessante perché proprio all'interno di quel trattato troviamo un capitolo dedicato al viaggio, e non è come lo vedo io, non è proprio un caso, e anche proprio la forma stessa nel quale viene affrontato il tema ricorda lo schema presente nella Sapodemica. Qua è tanto interessante e controversa già la figura del Pilznanus stesso, con una vita talmente ricca di esperienze varie, allo stesso tempo anche perturbata, sconvolta dagli avvenimenti tragici, talmente ricca che ci manca finora una biografia definitiva, anche se era un grande umanista del tramontante, ormai rinascimento, a cavallo tra rinascimento e barocco. Con sempre però quella rinascimentale pluralità di interessi, passioni, medico di professione, per tutta la vita letterato eccellente, professore sia delle arti liberali che della medicina all'Università Germanica di Cracovia. Anche in questo campo, questa sua vita universitaria era una vita tanto tormentata, una vita di continui alternati avvicinamenti e allontanamenti. Comunque una vita tanto itinerante, già per quella sua professione medica che era all'epoca, come ancora all'epoca, come nel Medioevo, una professione itinerante.
con una culturalmente obbligatoria peregrinata medica, quella svolta nel 1589 in Italia, conseguita poi con la dottorizzazione alla celebre Università di Padova. E come scriveva partendo, per osservare le menti, le scienze e saperi delle altre genti e per procedere negli studi se sarà necessario. Successivamente, come il medico privato del vescovo Bernard Matriowski, con il quale ha viaggiato a lungo in Francia, Europa, India, e poi ancora un altro viaggio verso la Mosca, mai abbastanza rimpianto, perché tutti questi viaggi sono stati molto difficili, hanno creato problemi della salute, problemi con le opere lasciate in uno stato un po' in sospeso, ancora non ben finite, poi senza quella cura, quella attenzione dell'autore, secondo di lui pure edite malissimo, una parte degli commenti alla politica dell'Aristotele perduti, però prima di tutto rimpianto per la perdita di uno dei suoi figli, quale non si è mai ritrovato dopo, due figli lasciati forse senza una tutela curata. Comunque, come ha ricordato una nota dell'epoca, multis peregrinationibus insignis, e con anche una notevole curiosità intellettuale vista nelle sue opere, con curiosità nel conoscere il mondo, ma anche nel conoscere l'altro, come se lui stesso in qualche modo fosse influenzato dalle altre apodemiche elette. Però una pratica del viaggiare un po' fuoriandante dai modelli tradizionali, anche con quella passione di sperimentare, dello cercare l'avventura scavalcando anche le montagne, la cosa non tanto diffusa ancora all'epoca. Interessato nell'Aristotele già da prima di quel viaggio in Italia, anche se sembra che proprio lì a Padova, centro dell'aristotelismo, poi si è in qualche modo consolidata ancora di più questo suo interesse. Comunque Padova è qua anche importante proprio come uno dei centri di nascita dell'ars apodemica. Ho anche fatto degli appunti sui suoi corsi all'Università Genomica, dove ha letto per anni la politica, anche la logica, zoologia, fisiologia, psicologia. Sì, a Padova comunque uno dei centri della apodemica, allora pure influenzato dal metodo universale del ramismo, comunque volens nolens ci si doveva, essendoci in qualche modo avvicinare. E proprio come fa vedere il capitolo dei commenti alla politica, al quale già ho menzionato, non solo sembra che ci sia avvicinato, ma che ci sia avvicinato non poco. Allora, volevo allora soltanto dire che questo suo scritto, diciamo, propone proprio una certa methodus peregrinationis, seguendo gli schemi presenti nell'ars apodemica. Quindi qua volevo anche proporre, allora forse questa sarà l'ultima conclusione, proporre una ricerca
Ovviamente questo autore si merita di una ricerca molto più approfondita da questo punto di vista, proprio del suo concetto del viaggio, ma proprio perché viene dai certi storici dell'educazione Polacchi considerato un avversario del viaggio. La cosa che fa almeno pensare sembra abbastanza strana. Se leggiamo i suoi scritti proprio in questa chiave del quale propone Arsa Podemica, perché ci si potrebbe vedere proprio uno schema riportato. E allora i scritti accademici e la domanda è esistenti o non esistenti, forse ci si potrebbe cercarli questi opuscoli piccoli nelle altre opere più grandi. Grazie. Grazie della sua relazione, di cui tutti abbiamo imparato che l'arte accademica si deve o noi dobbiamo inserirla agli altri arti come le arti retoriche, le poetiche, amatori, le arti grandi, le dictanti, eccetera. E siamo curiosi di vedere e leggere i risultati delle sue ricerche. Grazie a Paolo. Adesso vorrei chiedere al professor Francesco Bauzi dell'Università della Calabria di un'interazione e parlerà sul tema muse sacre, radici culturali e forme letterarie nella poesia umanistica a tema biblico. Innanzitutto voglio ringraziare gli organizzatori del convegno, in particolare il suo Fumagalli per avermi invitato, che perché per me è la prima volta a Sasso Ferrato, e il professor Hoffman per avermi dato la parola, e precisare solo che un piccolo errore nel titolo, radici culturali e forme letterarie della poesia umanistica terra. Umanesimo e Rinascimento sono percorsi dall'aspirazione ad aggiornare nella forma, cioè nella lingua, nello scrivere testi del passato che sotto questi aspetti apparivano grossolani o comunque non rispondenti ai moderni canoni estetici ed espressivi. A questa operazione vengono per lo più sottoposti scritti filosofici e religiosi che anche in virtù del loro argomento si ritenevano redatti originariamente senza soverchie e preoccupazioni formali. In particolare, ad esempio, trattati teologici medievali, traduzioni medio-latine di opere filosofiche antiche, specialmente aristoteliche, o di testi patristici greci, vite di santi, nonché la stessa Bibbia. Nel caso della riscrittura di testi sacri e religiosi, si tratta di un'operazione praticata fin dai primi secoli dell'era cristiana e talora anche nel Medioevo. Non stupisce quindi che il fenomeno si ripresenti largamente in età umanistica, quando il diffondersi dell'educazione classica induce molti a guardare con fastidio e talora con aperto disprezzo ai prodotti della cultura cristiana e spinge non di rado uomini di chiesa e letterati devoti a tentare la conciliazione di tradizione religiosa e alta cultura umanistica, non con semplici intendimenti di natura estetica, ma piuttosto servendosi della seconda, cioè la cultura umanistica, per conferire nuova credibilità e nuova appetibilità alla prima, cioè la tradizione religiosa. Già molti secoli prima aveva suggerito di fare così, ad esempio, Lattanzio, il quale osservava che i dotti dei suoi tempi non credevano alla parola di Dio perché i profeti, sto traducendo, si sono espressi in un linguaggio ordinario e semplice, come se parlassero al popolo. Di conseguenza, Lattanzio invitava i cristiani a coniugare fede ed eloquenza e citava quel famoso passo di Lucrezio, che sarà poi citatissimo
da quanti lo seguiranno nell'umanesimo, ovvero secondo cui per fare ingoiare la bambina medicina amara bisogna orlare con il miele il bicchiere che contiene il farmaco, e così verrà ripetuto anche appunto nei 400 più volte. Per quanto riguarda la Bibbia, una simile esigenza non è estranea neppure alle operazioni filologiche e persone di Valla e di Manetti, ed è alla base del tentativo poco noto dell'umanista fiorentino, ma attivo soprattutto a Napoli e a Roma, Aurelio Lippo Brandolini, che negli anni Ottanta redasse un compendio di alcuni libri del Vecchio Testamento in elegante latino umanistico, per ovviare ai due ostacoli che a suo parere impedivano ai moderni di leggere la Sacra Scrittura per intero e di mandarla a memoria: l'eccessiva lunghezza e la popolare semplicità dello stile. Nella prefazione, Brandolini difendeva la sua epitoma, così si intitola, dalle critiche rivolte di incuria, a cominciare da quella di aver osato modificare il testo della Vulgata di San Gerolamo. Ed è significativo che egli ricorresse ad argomenti di cui si era già servito il Valla nella prefazione alla Collatio Novi Testamenti, ad esempio l'affermazione secondo cui lo studio del testo sacro non può non soggiacere al dominio della retorica, o l'accusa mossa ai teologi, da Brandolini, di essere con la barbarie della loro lingua e l'oscurità dei loro commenti i veri corruttori della parola divina. Analogamente, anche se spinto da motivazioni in parte diverse, cioè soprattutto divulgative ed edificanti più che stilistiche, Erasmo avrebbe composto dal 1517 al 1524 le sue parafrasi prosastiche in latino dei Vangeli e degli altri libri del Nuovo Testamento. Sappiamo bene del resto che la difficoltà da parte dell'uomo di lettere, anche se cristiano, ad accogliere il servo incultus della Bibbia vantava i lustri precedenti antichi e medievali, da San Gerolamo fino al Petrarca della prima epoca e del deozio religioso. Qui mi interessa però l'altro versante del fenomeno, cioè quello delle trasposizioni poetiche della sacra pagina, che possono assumere forme molteplici, traduzioni, parafrasi, riduzioni, adattamenti, e che appartengono a un genere letterario fortunatissimo, ancora una volta, fin dalla tarda antichità greco-latina. Il problema del difficile rapporto tra Bibbia e pubblico colto è alla base della maggior parte di simili testi, che trovano però i loro fondamenti anche in istanze di altro genere, di carattere pratico, come lo scopo didattico e quello edificante, e anche di carattere più latamente culturale, come la presunta affinità tra scrittura sacra e poesia, affinità da molti proclamati facendo appello alla presenza di parti poetiche nella Bibbia e alla comune natura polisemica e allegorica. Da qui una certa ambiguità nei mezzi e nei fini che pare ab origine intrinseca alla poesia biblica, spesso considerata un genere di compromesso, una sorta di mal riuscito ircocervo di sacro e profano, cristiano e pagano, e dunque svalutata per opposte ragioni dagli esponenti più radicali dei due schieramenti, ben noto il giudizio drastico di Curtius, che definì l'epica biblica un genere ibrido e intimamente falso. Per le stesse ragioni, la poesia a tema biblico fu coinvolta nella secolare disputa intorno ai rapporti tra poesia e teologia, e dunque alla compatibilità di cultura classica e fede cristiana. Dibattiti che si susseguirono fin dalla tarda antichità, riemergendo periodicamente soprattutto in epoche e in ambienti segnati da un rinnovato amore per l'antico, come ad esempio l'età carolingia e quella umanistica. Non a caso è a Firenze, cioè in una città dove tale dibattito fu particolarmente acceso dalla fine del 300 alla fine del 400, che la poesia biblica e genericamente religiosa conosce nel XV secolo una vasta fortuna, in latino come in volgare. In ambito umanistico, gli autori di maggiore spicco sono due: Domenico di Giovanni da Corella e Ugolino Verino. Il Corella, frate domenicano, priore di Santa Maria Novella, teologo e commentatore della Commedia di Dante allo studio, dedicò nel 1468 a Piero de' Medici il Theotokon, Mater Dei, Madre di Dio, ampio poema in distici elegiaci in lode di Maria, diviso in quattro libri. Dal canto suo, il Verino, poeta latino fra i maggiori del 400, abbandonò a partire dagli anni 90 la poesia amorosa ed encomiastica per dedicarsi esclusivamente a quella di argomento sacro. Nel 1491 scrisse un Carmine Christiane Religionis ac Vitae Monastice Felicitate, indirizzato a Savonarola con un'importante epistola comitatoria, e rielaborò l'ampia sillogi dei suoi epigrammata col proposito di moralizzare e cristianizzare i generi tradizionalmente lascivi e amorosi dell'elegia e dell'epigramma, concedendo largo spazio a tematiche etico-religiose e teologiche.
In seguito compose un gran numero di opere poderose, del tutto o in gran parte ancora inedite e sconosciute. Il poema sacro Veteris ai Nuovi Testamenti, massimo esempio di epos biblico quattrocentesco. Le Silve, lunghi elogi di santi e martiri in esame, talora conclusi da inni in mezzo saffico, 19 libri di cui ce ne restano 7, e gli inni in 5 libri. Tutti scritti questi che fanno di lui uno dei massimi esponenti del cosiddetto umanesimo cristiano, e in specie della poesia neolatina a tema biblico. Di grande rilievo è soprattutto l'appena citato poema Sacrum, a cui Verrino lavorò per 20 anni, dedicandolo finalmente a Papa Leone X nel 1514. Si tratta di un'imponente riscrittura esametrica della Bibbia, che comprende tutta la prima parte del Vecchio Testamento, fino al quarto libro dei Re, i libri profetici di Ezechiele, Daniele e Giona, e le epistole di Paolo, Pietro, Giovanni e Giuda, per concludersi ovviamente con l'Apocalisse. Opera mastodontica in cui, per la struttura antologica, per la prassi di corredare sistematicamente la parafrasi con interpretazioni e commenti, che adottano di preferenza il metodo dell'esegesi tipologica e figurale, e per la solida impostazione teologica, appare evidente il ruolo decisivo svolto dal grande modello medievale dell'Aurora di Pietro Ricca e il subordine da modelli tardo-latini come quelli di Sedulio, Avito e Dracoris. Mentre il più remoto precedente ellenistico di Nonno di Panopoli, autore del V secolo di una vasta parafrasi poetica del Vangelo di Giovanni, ma difficilmente attingibile da un umanista non grecista come Verrino, sembra agire soprattutto nella sua decisione di affiancare il poema Sacrum a un poema epico di stampo classico, la Carriade, poema del Verrino Processo di Carlo Magno, come Nonno di Panopoli aveva affiancato quello alla parafrasi del Vangelo di Giovanni di Dionisia. Poema epico di stampo classico in cui, secondo la tradizione, la parabola dell'eroe, Carlo Magno, Dioniso, è suscettibile di una lettura allegorico-pedagogica in senso morale e cristiano. Tanto il Corella, benché frate domenicano e dunque erede di una tradizione incline a negare dignità neoceologica all'espressione poetica, quanto il Verrino, benché strettamente legato a Savonarola, si mostrano convinti della possibilità e dell'utilità della conciliazione della dottrina cristiana con la poesia e con l'eloquenza dei pagani. Verrino annette a questa operazione la consueta finalità pedagogica, affermando in una sua lettera come sia necessario congiungere, cito, il nitore dell'eloquenza dei poeti e oratori pagani con la verità cristiana, dal momento che i dotti si vergognano di leggere le scritture e i giovani, altra citazione, alletti dalla suavità delle inane parole, hanno in odio la salubre rudità delle sacre lettere. Tuttavia, la poesia sacra del Corella e del Verrino si differenzia piuttosto chiaramente da quella praticata dalla maggior parte degli umanisti contemporanei. Basta al riguardo fare i nomi dell'odigiano Maffeo Vegio, autore del 1437 del poemetto Antonias sull'episodio della vita di Sant'Antonio Abate, nonché di un buon numero di inni sacri e poesie religiose, fra cui anche una parafrasi in distici dei salmi, di Giovanni Montano, che già negli anni 50 andava componendo i carmi del De Laudibus Divinis, di Antonio Giraldini, ricordato oggi da Edoardo Tangelo, a cui si devono importanti raccolte come le Podon Liber, parafrasi latine dei salmi in vari metri epodici, di derivazione oraziana, e 6 inni sacri e strofe sacre. Oppure il Carmen bucolico 1485, 12 eglope che calano la materia biblica in una veste pastorale di fattura virgiliana, ma anche petrarchesca. Ma anche nomi più noti, il carmelitano Battista Spagnoli detto Mantovano, celebrato teologo e fecondo poeta latino, che scrisse in esametri i 12 libri dei fasti, componimenti in onore dei principali santi celebrati nei singoli mesi dell'anno. E le 7 partenice, poemetti dedicati, come dice il titolo, ad altrettante sante vergini, tra le quali spicca la prima, la partenice mariana del 1481, sulla vita e le lodi di Maria. In tutti questi poeti, come anche Jacopo Sannazzaro, per cui De Parto Virginis fu edito in edizione definitiva solo nel 1526, ma già circolava in forme diverse con altri titoli già all'inizio del 500. In tutti questi poeti, dicevo, la componente classica è ben altrimenti consistente di quanto non accada nel Corella e nel Verrino. E mi riferisco non solo alla mitologia, ma anche più in generale all'immersione della materia sacra in un clima stilistico-culturale di stampo rigorosamente classico.
Per limitarci a un solo testo, nella già ricordata Partenice Mariana dello Spagnoli, la narrazione della vita di Maria e della nascita di Cristo è continuamente impreziosita e complicata per mezzo di ampie digressioni erudite di carattere geografico, astronomico, mitologico, cosicché gli episodi della storia sacra risultano inseriti in un contesto fortemente classicheggiante, in particolare virgiliano, con l'introduzione di spunti emotivi estranei alle fonti scritturali. Ad esempio, nel secondo libro, dopo aver narrato il matrimonio di Maria e Giuseppe, il Mantovano non rinuncia a presentare e a introdurre la figura del cantore, il quale, concluso il banchetto, affascina gli uditori con la sua magica cetra. È il testo numero uno dell'Endout. Non leggerò i testi dell'Endout per ragioni di tempo, ma sono sufficienti, è sufficiente comunque anche solo vederli per farsi un'idea di quello che vado dicendo. Qui, appunto, dopo il matrimonio di Maria e Giuseppe, appare il cantore Midius, che intrattiene appunto gli uditori. Il fatto che il cantore Lidius, conformemente all'argomento del poema, faccia materia del suo canto alcuni episodi biblici non cancella ovviamente il sapore tutto classico della scena e anche sì, la sua incongruenza nel contesto. Nemmeno incongrui appaiono l'intervento di Imeneo, il dio pagano delle nozze, è il testo numero 2, durante il matrimonio sempre di Maria e Giuseppe. Con questo Imeneo, spero, vediamo volitansi medeo sinede, iungite vamavit felici sidere destra, santa che non ce l'hai collectit federa vita. O l'ozioso elenco di soccorrevoli animali mitologici, fra cui la capra maltea nutrice di Giove, le linci di Bacco, la lupa di Romolo e Remo, a cui, dopo averli elencati tutti, il mantovano antepone il bue e l'asinello della stalla in cui nacque Gesù. La poesia biblica del Corelle e del Merino ha tutt'altra natura. L'elemento mitologico è ridotto al minimo. Le fonti scritturali sono seguite fedelmente spesso alla lettera. La narrazione è stringata e non interrotta da digressioni o episodi secondari. Le immagini e i dettagli di derivazione classica sono introdotti con parsimonia e discrezione. Sarebbe sufficiente a questo proposito mettere a confronto il terzo libro della Partenice Mariana dello Spagnolo con la tanto più sobria ed essenziale natività ospitata nel primo libro del Teotocon del Corella, è il testo 3, o con quella ospitata nell'epigramma 7.30 del Verina, dal titolo Elegia Laudem Natalis Domini Nostri Gesù Cristo. Si coglierebbe facilmente la profonda distanza che divide i due tipi di poesia sacra umanista. Estraneo ai due fiorentini è anche il gusto per certo crudo e compiaciuto realismo delle descrizioni che emerge nelle pagine del Mantovano, per esempio nella descrizione di Giuseppe come di un vecchio freddo e brutto, sto traducendo, ormai stremato dagli anni, a cui le crespe rughe solcavano le tempie incavate. Un gusto questo del realismo ancor più evidente nella rappresentazione della strage degli innocenti, è il testo numero 4, sempre della Partenice Mariana, dove appunto l'angelo si rivolge a Giuseppe invitandolo a fuggire in Egitto per sottrarre Gesù alla strage degli innocenti, dove si vede vero sparso Ian Rura Natabum sanguine de matrus sinibus rapine ramine saufret alli deste nerassa al marmora frontis atque in frusta secans par bosco dei terartus sparge ed ingenti resonabunt omnia lucto. Questo realismo quasi così, orrifico veramente del tutto assente sia nel Corella che nel Verino, lo dimostra il testo 5 che verte appunto sullo stesso episodio, epigramma 7-8 contra scelerato Merodem qui infantes in deus de calit ut Christus simul perdere, che invece si basa, basta dare un'occhiata per vederlo, si basa comunque ben memore del noto inno di Prudenzio sugli innocenti considerati primi martiri, ovviamente i primi martiri cristiani, e primo stestes, come dice al terz'ultimo verso, il Verino, sin onore Deo confessi, sanguine fumo, se primo stestes ex muere Deo, sanguine religiosi, nostre exordia, c'è più. Quando rum celeste, ultimi coste, i terra. Un discorso non diverso può farsi per il testo più celebre di questo genere, cioè il Departo del San Lazzaro, il cui disinvolto sincretismo è lontano dai caratteri peculiari della poesia religiosa del Corelle e del Verino. Anche nel poema san nazariano, infatti, alla linearità della narrazione
si sostituiscono la sistematica amplificazione classificante, il gusto della diversione dotta, il ricorso frequente all'elemento mitologico. Un ampio brano come quello che spiacque anche ad Erasmo, quella affidata alla conclusione dell'opera, occupato dalla profezia di Proteo sul destino di Cristo riferita dal dio fiume Giordano, ecco, un ampio brano come questo del Sannazaro sarebbe inconcepibile in un poeta quale il Verino, che si limita, nella già ricordata elegia sul Natale di Gesù, a ricordare brevemente solo i vaticini dei profeti e delle sibille in quattro versi. Parimenti estranei, vero, al Verino, è anche quel gusto, è anche estraneo al Verino, è anche quel gusto del nome raro ed erudito, riscontrabile nello Spagnoli e di cui Sannazaro si compiace soprattutto nel celebre passo del secondo libro del Tebaldo sul censimento di Augusto con l'elenco di tutti i popoli da esso interessati. Ecco, rispetto a prodotti di questo genere, la poesia sacra del Corelli del Verino può apparire ed è ben altrimenti trascurata e disadorna sotto l'aspetto dell'erudizione classica, del dominio della forma e della metrica, della scorrevolezza del verso. Bisogna però ricordare che questa musa religiosa affonda le sue radici in una precisa linea culturale, in una ben determinata poetica, nonché in un ben definito gusto. E la sua più autentica natura non può essere apprezzata se non collocandola in un contesto, in una tradizione, sia volgare che latina, tipicamente fiorentina. La relativa nudità, la sobrietà narrativa e stilistica del Verino, il suo disinteresse per i travestimenti mitologici, presuppongono in effetti da un lato il modello del poema di Dante, dall'altro l'esempio della poesia religiosa fiorentina quattrocentesca, quella del suo stesso Corella in ambito latino, ma in ambito volgare, quella di Feo Belgari, Matteo Palmieri, Lorenzo de' Medici, Lucrezia Tornabuoco. Tutto ciò è espressione di una cultura che anche nel Quattrocento si rivela profondamente imbevuta di valori cristiani, impegnata attivamente nella disputa sui rapporti tra poesia e religione e fortemente interessata alle tematiche teologiche, così da dar vita a una vasta produzione a carattere religioso, poetica ma anche geografica, trattatistica, esegetica, che a lungo è stata messa in ombra della moderna storiografia dall'esclusiva e ideologica focalizzazione della prospettiva sull'umanesimo civile, su quello filosofico e su quello filologico. Ma una tradizione questa assai importante per comprendere appieno la specificità del Quattrocento fiorentino. Al di fuori di questa ottica, tanto per dire, risulta incomprensibile il successo di Savonarola e della cultura a lui legata. Successo che finisce per apparire, come per molto tempo è apparso, un rigurgito fuori stagione di Medioevo nel bel mezzo dell'epicurea civiltà umanistica, mentre si tratta del coronamento, favorito certo anche dal sostegno del potere medico, di una lunga stagione di spiritualità e di studi religiosi fiorita in seno all'umanesimo stesso. Tornando a Verino, sarebbe dunque riduttivo trasformare in un giudizio di valore ciò che deve essere invece ricondotto a precise peculiarità culturali di modelli e di gusto. Non solo, cioè, e non tanto a suoi soggettivi limiti, ma a una chiara scelta di poetica si devono il parco ricorso alle attrattive dello stile e l'opzione per una poesia che faccia leva soprattutto sulla nuda efficacia della rappresentazione, sulla robustezza teologica. Lo stesso Verino, sia negli epigrammi che nella prefazione al poema sacro, ribadisce più volte con orgoglio la sua precisa volontà di dar vita a un'arte caratterizzata dalla massima castità stilistica, ornata solo del proprio nativo colore e quanto più possibile aliena dal fungo e dal belletto dei pagani. In considerazione della sua amicizia con Picco e del suo legame con Savonarola, non si può non pensare proprio a Picco, cioè ai luoghi dove Picco definisce la Bibbia, quella della Bibbia, l'eloquenza più alta e più autentica, perché sostanziata nelle profonde verità, oppure alla difesa dei barbari teologi medievali, disadorni dello stile ma ricchi di scienza e sapienza, condotta dallo stesso Mirandolano nel 1485 in una celebre epistola a Ermola Ovara. Per fare un altro esempio, potremmo leggere, se ce ne fosse il tempo, il testo numero 6, cioè la parte finale testo 6 tratto dal primo libro del Protocollo di Giovanni Caccorella, appunto sul Plantus Mariae, nonché la parte finale del programma 731 del Verino,
Eulogium in Passione Domini Jesu Christi, sullo stesso argomento, testi che sarebbe istruttivo confrontare con gli analoghi ma ben più retorici Plantus Maria del San Lazzaro e soprattutto dello Spagnoli, rispettivamente nel Departo Vitis e della Partrice Maria. Versi questi del Verino, in cui rievocando il dolore di Maria ai piedi della croce, il poeta fa posto a un vero e proprio Stabat Mater, non privo di precisi contatti e chiare affinità con quello di Apollonio. Il reimpiego dello Stabat Mater è significativo, perché il largo uso che Verino fa delle fonti medievali, non solo poetiche ma anche agiografiche e teologiche, lo allontana ancora una volta dalla linea maestra del cosiddetto umanesimo cristiano, animato, fra le altre cose, proprio dall'aspra polemica contro la rozzezza stilistica e culturale della letteratura cristiana medievale. Non a caso uno dei protagonisti di questa polemica fu proprio lo Spagnoli, che dedicando a Bernardo Bembo la sua Partenice Seconda, dedicata a Santa Caterina, nel 1489 attaccò duramente la Leggenda Aurea di Jacopo da Varazze, criticandone sia la scarsa cura della forma, sia ancor più la noncuranza nei confronti dell'esattezza storica. Quella Leggenda Aurea che il Verino invece non si fa scrupolo di impiegare a più riprese nei suoi scritti sacri, ricavandone talora anche episodi considerati sospetti sotto il profilo dell'attendibilità, per esempio le leggende sulla vita della Maddalena dopo la morte di Cristo o il recupero della vista da parte del soldato Longino dopo la sua conversione e altri. Tutto ciò non autorizza però a definire medievale il Verino, né a escluderlo dai dorati vidi dell'umanesimo, a meno che di quest'ultimo non si intenda ammettere soltanto una definizione filologico-classicistica e laica. Quello del Verino e del Corella in realtà non è che uno dei tanti umanesimi. Un umanesimo nella fattispecie che alla componente classica unisce una massiccia influenza dei modelli volgari, Dante, la Lauda, la Sacra Rappresentazione, e un robusto spessore teologico, in una originale visione non priva di interessanti riflessi anche sul piano linguistico e stilistico. Certo, il Verino è un poeta pressoché dimenticato, molto scarsa fin dall'inizio è stata soprattutto la fortuna della sua produzione religiosa, che come dicevo giace in gran parte ancora inedita. Tentò il Verino di far stampare il poema Sacrum, scrivendo a Leone X e esortando anche amici suoi potenti come Marcello Virgilio Adriani a intercedere presso il Papa, ma senza risultato. Questo non stupisce se pensiamo che in quegli anni già brillava la stella dello Spagnoli e San Lazzaro cominciava a diffondere il Departo Virgilis. Non di meno il giudizio negativo che spesso si pronuncia su questo tipo di poesia sacra è condizionato in buona misura dalla nostra prospettiva storiografica ed estetica, cioè dalla successiva affermazione nell'ambito della poesia biblica tra 4 e 500 di una linea del tutto diversa, maggiormente rispondente alla nozione vulgata di umanesimo. Non la linea fiorentina sobria e austera, ma quella del Geraldini, del Mantovano, del San Lazzaro, col loro enfatico manierismo classicheggiante e il loro disinvolto sintetismo culturale, ispirato a poeti come Aratore e Donno di Panò. In effetti quest'ultimo modello di poesia sacra, il cui successo fu determinato dal 500 anche dal trionfo del ciceronianesimo, e che era del tutto in sintonia con l'idea di cristianesimo solenne e trionfalistica dominante nel XVI secolo, è quella che si imporrà definitivamente, non solo in ambito umanistico, basti pensare a Marco Girolamo Vida, vero, la sua Christias, il 6 libri del 35, il massimo tentativo di dar vita a un'epica cristiana moderna di impianto virgiliano, ma si imporrà anche nel versante delle letterature nazionali, dal Tasso delle Sette Giornate del Mondo Creato al Milton del Paradise Lost fino al Costo del Messia. Tuttavia, quindi mi avvio a concludere, concludo con un'osservazione così diciamo critica, l'impressione è che alla fine dei conti questo genere di poesia sacra umanistica, quello che si è imposto, nell'atto stesso di inseguire l'adeguamento della materia sacra a più aggiornati parametri stilistici e culturali, comprometta fino a smarrirne le ragioni profonde di una fede, una spiritualità e di una visione del mondo che nei poemi biblici medievali, come in quelli quattrocenteschi del Corella e del Verino, aveva trovato nella nuda semplicità della forma e nella solidità della nervatura teologica la loro espressione più adeguata e il loro rispettamento più pieno. Non a caso Savonarola esortava a non rivestire la materia sacra con la facundia paganorum. A suo avviso, infatti, la forma era sostanza, perché, scrive nell'Apologeticus,
L'eloquenza di questo mondo, avendo avuto origine presso i pagani, è piena delle menzogne dei pagani. E per questo trattiene come sue lusinghe l'attenzione sulla superficie del testo, impedendogli di accedere all'autentica ed aspra sostanza della fede cristiana. Per questo anche Erasmo approderà alla drastica svalutazione religiosa, non puramente estetica, della poesia biblica dello Spagnoli, da lui un tempo ammirato, e soprattutto di un Sannazaro, giudicando assurdo nel Ciceronianus che una materia pia, citazione tradotta, ci debba ripugnare perché trattata in modo pio, e ritenendo, cito, tradotta, traducendo, l'unione delle muse classiche con i misteri cristiani più sconveniente di quella dei serpenti con gli uccelli o delle tigri con gli agnelli. E non meraviglia quindi che Erasmo dichiarasse di preferire a tutto il Departamento di Regis il breve e spoglio Hymnus Natalis Domini di Prudenzio. Stamani, vedo coincidenze felici che si verificano davanti con me, abbiamo appreso dalla bellissima relazione di Andrew Laird che Cristoforus Cabrera la pensava allo stesso modo, siamo un po' più tardi, ma comunque il movente delle sue affermazioni è lo stesso. In uno degli epigrammi che Laird ha illustrato si parla appunto di Battista Mantovano, il numero 24 del suo handout, in cui Carmina venivano definiti da Cabrera culta, pulita e pia, salvo poi subito dopo prendere in distanza questo tipo di poesia, dicendo che la gravitas divina minus agnoscit profanum stilum in sacris, perché sacra sunt digna sacris, e loquia domini sunt caster purgata. E nella stessa riserva il Cabrera comune invita, Girolamo invita ovviamente, dicendo che mentre canta, vero, Christi vita, videtur excessisse verbis. Oppure un altro di questi epigrammi in cui tradizionalmente esortava a prudenza, vero, nel leggere Marziale e gli altri poeti analoghi, diceva di non disprezzare Prudenzio, Giovenco o Sedurio. E lo stesso Cabrera, appunto, non a caso, scriveva che aveva sempre ritenuto sconveniente presentare la sapienza cristiana calamistrata e fucata, cioè abbellita, truccata, come se fosse una donna elegante, perché in sermone estregnum Dei, scusate, non in sermone estregnum Dei, sed in virtù. Ecco, fatte salve le debite differenze, quindi, potremmo non inopportunamente riferire anche a molti prodotti della poesia religiosa del Rinascimento le considerazioni proposte da Giancarlo Garfagnini nel 1997 in merito alle riscritture 4-5centesche dei trattati teologici medievali. Scriveva Garfagnini: il venir meno della coerenza tra espressione linguistica e contenuto di pensiero non può essere ridotto ad un gusto antiquario o a una scelta estetico-letteraria. Deve essere considerato anche, forse soprattutto, come il venir meno di una tensione spirituale, di un desiderio intellettuale di capire e di esprimere ciò che per sua natura sfugge alla comprensione e all'espressione. E Garfagnini insinua un sospetto, quello che con l'acqua sporca si sia gettato via anche il bambino, così dice, cui a mio avviso possono dare adito non solo la poesia umanistica di argomento biblico o religioso, ma anche la geografia latina del Rinascimento e almeno in parte anche il ben più rilevante fenomeno delle traduzioni o revisioni umanistiche della scrittura da Manetti a Valla fino ad Erasmo, perché queste operazioni finiscono spesso con sacrificare sull'altare di criteri linguistici e stilistici astratti e astorici la specifica valenza culturale e spirituale del latino cristiano e segnatamente biblico. È vero, potrebbe essere obiettato, che la Bibbia ha conservato la sua fecondità attraverso i tempi grazie a un continuo sforzo di attualizzazione culturale, quella che la Chiesa definisce inculturazione, sforzo teso ad assicurare il radicamento del messaggio biblico nei terreni più diversi. Ma è anche vero che nella storicità del cristianesimo il suo rivestimento linguistico e formale è divenuto nei secoli parte integrante del messaggio stesso. D'altronde, da Savonarola a Kierkegaard fino a Sergio Quinzio, non sono stati pochi a giudicare sacrilego e pagano qualunque approccio estetizzante alle tematiche cristiane. Perché, come ricorda il curato di Torsia, protagonista del diario di un curato di campagna di Bernanos, non sta scritto che i cristiani sono il miele della terra, ma il sale.
Grazie. Ringraziamo il professor Paozzi molto cordialmente del suo contributo e di cui ha messo in luce la poesia a tema biblico del giornalismo, dopo che la poesia biblica della tarda antichità e del Medioevo ha provocato dagli anni 70 l'interesse degli studiosi da Reinhard Herzog, Kaczocke, Robert Stanley-Nelson, sconosciuto qui a Sassacarato, e Francesco Stella sulla Bibbia Carolina. Dunque adesso abbiamo anche sentito qualcosa molto interessante sulla biblica e la poesia biblica del umanismo. Grazie di nuovo. Abbiamo forse 10 minuti per la discussione. Vorrei chiedere a Ingrid e Carolina di venire qua. E dunque, chi vuole intervenire? Chi vuole porre una domanda? Io ho una domanda al professor Paozzi. Ho sentito la sua comunicazione, la sua attenzione, grande interesse, e quando lei ha fatto allusione a Prudenzio, all'inno XII, a proposito del poema di Guglielmo Verino, sono stato molto lieto perché avevo nella testa i versi ai quali ha pensato Verino. La mia domanda sarebbe dal punto di vista della poetica. Vorrei sapere se alcuni di questi poeti biblici del 400 hanno recuperato o contestato o adattato le dichiarazioni poetiche dei primi poeti cristiani, penso in particolare a Giovenco, Paolino di Nola e forse altri. C'è un dialogo con queste prese di posizione teoriche di poetica di questi poeti latini cristiani della tarda antichità? Sì, naturalmente c'è un dialogo con tutti i poeti che lei ha citato e anche con autori come Paolino di Nola, diciamo, anche con quelli successivi, soprattutto con Giovenco e con Sedulio, mentre Aratore è un poeta già più, diciamo, disinvolto nel sincretismo e anche meno fedele nella narrazione, meno stringato, più prolisso, considerato, diciamo, in questo senso così meno rigoroso. Però soprattutto c'è l'eco di dibattiti contemporanei, cioè questi poeti, soprattutto Corella e Verino, fanno parte di un dibattito, fanno parte di un ambiente in cui questo argomento è un argomento dibattutissimo da molto tempo. Per esempio un testo che loro ben conoscono è quello di Giovanni Domenici, cioè la Lucula Noctis, che ovviamente è un testo capitale di queste polemiche tra la cultura pagana e la cultura cristiana. Anche Domenici diceva: se proprio volete leggere la poesia, leggete Dante, leggete il Petrarca, Petrarca del bucolico Carmen, non il Petrarca a canzone naturalmente, leggete Sedulio, leggete Giovenco, ma non leggete appunto l'elegiaci, non leggete le Virgilio. Ecco. Quindi questo dibattito poi arriva uguale sostanzialmente fino a Savonarola, che nell'Apologeticus ripete gli stessi concetti con gli stessi esempi, accentuando ancora di più il suo rigorismo e la sua avversione alla poesia, perché questo il Carmen che ho citato di Verino dedicato a Savonarola sulla felicità della vita monastica fa una, non dico una polemica, ma comunque prende un po' di distanza Savonarola, che aveva svalutato qualunque tipo di poesia, dimenticando che anche lui scriveva poesia, ma comunque questo è normale. Lui scriveva in volgare, ovviamente, che è diverso, perché la poesia volgare serve per la preghiera del fedele, mentre la poesia in latino serve
così per la spocchia del dotto, questa è la differenza, vedete, per cui Savonarola approva la poesia religiosa in volgare, mentre non approva quella in latino, che non ha una funzione devozionale. Quindi il dibattito arriva fino a Savonarola con un rigorismo che veniva a volte attenua, ritenendo pur sempre valida un'operazione di trasposizione poetica della scrittura, seppure in forme sobrie, e quindi più che un'operazione di recupero di modelli antichi, è un'operazione che affonda le radici in una polemica viva del 400 a Firenze, mai interrotta. Grazie. Ok. Sì, forse mi sentite anche senza il microfono. Allora, grazie professor Bausi, grazie a voi tutti per le reazioni. Una piccola aggiunta bibliografica, è sotto stampa l'edizione del Theotokon, a cura di Lorenzo Amato. Ecco, si aspetta, ecco. Sì, quindi le bozze ci sono, quindi dovrebbe uscire entro poco, e quindi sapremo molto di più ancora su questo testo affascinante. Altri interventi? Domande? Francesco Bravusi ancora. No, vorrei chiedere questo, perché tu hai citato Spalletti, non naturalmente, ma sulla linea austera, chiamiamola così, hai citato Giovanni Dominici, Corella, hai citato Ugolino Belluno, Savonarola, cioè 3 su 4 sono frati domenicani, uno è legato all'ambiente savonarolano. Questo indica una qualche linea anche tra gli ordini religiosi, una qualche possibilità di fare delle linee di demarcazione, pur tenendo presente che Savonarola con Santa Maria Novella andava d'accordo fino a un certo punto. Insomma, non so se sia chiaro. Mentre invece naturalmente Battista Spagnoli è parte. No, l'osservazione è giusta. Corelli è domenicano, ma scrive molto prima ovviamente di Savonarola, questo poema degli anni 60, e poi appunto è domenicano di Santa Maria Novella, quindi non di San Marco. Però è significativo, io avevo brevemente accennato a questo, che comunque ci si muove in un ambito domenicano, cioè in un ambito che avrebbe dovuto essere, sommato, poco interessato a questo tipo di prodotti, no, proprio per la, no, la definizione di San Tommaso, la poesia come infima dottrina, e appunto Savonarola è espressione di questa linea. Però all'interno dei domenicani fiorentini c'è anche una linea, diciamo così, più morbida, meno intransigente, che è anche quella dei dominici all'inizio del 400, che ammette un uso, sia pure prudente, della poesia per trattare la materia biblica. E appunto Verino dialoga con Savonarola su questo punto, ammettendo, cercando di difendere con la liceità di una poesia biblica, che invece Savonarola, se poesia in latino, riteneva assolutamente dannosa. Lo stesso svariare di posizione si verifica con Giovanni Piccola Mirandola. Giovanni Piccola Mirandola, ovviamente, vero, vicinissimo a Savonarola, tanto da essere sepolto con l'abito domenicano e amico intimo di Verino, tuttavia era anche gran amico dello Spagnoli, apprezzava moltissimo dello Spagnoli, cosa che certo non avrebbe fatto Savonarola. Quindi esistono sfrangiarsi di posizioni anche in poeti che appartengono comunque allo stesso ambiente, a volte tra lo stesso ordine. Grazie. Allora facciamo adesso solo una velocissima mi convince molto tutta la posizione di Bausi, in verità, soprattutto quando ha detto che quello per esempio di Verino e degli altri autori che citavo è uno dei possibili umanesimi che sono esistiti tra 4 e 500. E agganciandomi anche alla domanda che faceva Evo Magalli, che mi sembra molto centrato in verità su tutta la questione, le posizioni, come tu Francesco adesso dicevi, erano in realtà molto più sfumate di quanto a noi servirebbe oggi per tracciare dei confini. All'interno dei domenicani, all'interno dei francescani, peraltro, c'era una divisione enorme, anche giuridica, tra l'osservanza e, diciamo, le ali conventuali.
e le osservanze avevano posizioni ideologiche anche di natura poetica molto differente dai conventuali. E ciò nonostante, ci stanno studi recenti di Cecil Cabi che proprio, come dire, in qualche modo rivoluziona il problema dei rapporti tra gli umanisti e il monachesimo. In realtà là la cosa era molto più complicata di come noi vorremmo che fosse, cioè di persone su determinate posizioni ideologiche ben definite. Era tutto molto più sfumato, ognuno aveva, come dire, una propria posizione teorica anche all'interno dello stesso ordine o della stessa corrente dello stesso ordine. Quindi diciamo così, che fosse matematica la posizione, le posizioni poetiche, credo che sia quello adesso che dobbiamo andare a vedere. Grazie. Era una domanda. Ok, ringraziamo di nuovo ai relatori di questo pomeriggio della prima parte e adesso avremo una pausa diciamo di 20 minuti, dunque ritorniamo alle quarto d'ora, poi saranno 20 minuti. Allora, ma si dice 20 minuti saranno 30. Okay. Fino alle 5:05, dunque 5 minuti dopo le 5 ci vediamo qui. Ok, grazie.